Buonasera e bentrovati intorno alle 9. Si chiama Libera il Futuro ed è il progetto dedicato ai giovani della provincia di Prato in collaborazione con alcune scuole superiori per sviluppare progetti che abbiano come tema l'ambiente, il territorio e lo sviluppo sostenibile. Ne parliamo questa sera con il presidente della provincia di Prato, Francesco Pugelli. Buonasera. Buonasera a tutti voi e telespettatori. Abbiamo anche il piacere di avere due studentesse. Cominciamo con Sara Di Mase, una studentessa di quarta C del Liceo delle Scienze Umane, quindi Cicognini Ronari. Buonasera. Presidente, Buonasera a tutti. partiamo con lei. Allora, Libera il Futuro, che tipo di progetto è? La provincia ha vinto un bando organizzato dall'Unione Province d'Italia, Lupi, quante risorse prima di tutto ci sono a disposizione e qual è l'obiettivo di fondo? Sì, la provincia di Prato anche questa volta dimostra di essere tra le province d'Italia una quella tra le più all'avanguardia. All'avanguardia in che direzione? Nell'essere vicini ai nostri ragazzi, ai nostri studenti che frequentano le nostre scuole superiori e a proporre progetti calzati sulla base delle loro esigenze, sensibilità e affiancare la formazione didattica, curricolare. Insomma, la scuola insegna cose, ma insegna, deve parallelamente anche insegnare i principi del rispetto dell'ambiente, l'educazione civica. Insomma, entrano i ragazzi nelle nostre scuole, entrano da adulti e quindi dobbiamo accompagnarli anche in questo percorso di crescita come cittadini. Non ci dobbiamo dimenticare che ora con il Covid ci siamo un po' concentrati a parlare di scuola. Pensando a metterla in sicurezza, ai protocolli di sicurezza, al trasporto e a tutte le altre cose sulle quali siamo concentrati, ma prima dell'emergenza la scuola l'avevamo lasciata concentrata su un tema, che era quello della sostenibilità ambientale. Tutti noi ci ricordiamo l'impegno dei Greta, dei ragazzi di Fridays for Future, del nostro impegno per promuovere le nuove generazioni, la sostenibilità ambientale e il rispetto per l'ambiente che ci circonda. Da lì si riparte con 33.000 euro di questo bando che abbiamo vinto tra le province d'Italia e altri 10.000 euro circa che metteremo come provincia di Prato per ripartire da lì, ovvero un progetto che entri nelle scuole, che coinvolga i ragazzi, li faccia diventare protagonisti nella direzione della promozione delle pratiche di sostenibilità e di rispetto del nostro pianeta. E allora sentiamo subito gli studenti. Sara, che cosa in particolare la tua classe è chiamata a fare concretamente? Spiegaci. Noi come classe abbiamo partecipato a vari progetti in accordo anche con quello che è il nostro percorso del PCTO, che ha come tema centrale l'economia circolare e quindi si occupa dei vari tipi di sostenibilità. Abbiamo avuto il piacere di prendere parte al progetto Plastic Free, grazie al quale abbiamo potuto realizzare queste bottigliette, queste borracce, appunto con sopra il logo della nostra scuola e il logo della provincia. E queste borracce sono state date in regalo, in premio ai vincitori del progetto Classe Riciclona, ad alcuni professori che contribuiscono, diciamo, alla sostenibilità ambientale nel loro piccolo e anche alla mia classe che ha svolto il ruolo di commissione. Noi il progetto consisteva nell'andare nelle varie classi per vedere quanto la raccolta differenziata fosse rispettata, quanti fogli bianchi non utilizzati ci fossero, quante borracce i ragazzi portassero a scuola al posto delle bottigliette di plastica, quanti contenitori per portare il cibo e anche quanti tappi venissero raccolti. Dopodiché sono stati dati i punteggi, è stata stilata una classifica e noi per questo vogliamo ringraziare appunto la provincia, il presidente Pugelli per aver appoggiato il nostro progetto e aver reso possibile la realizzazione di queste borracce. Inoltre noi insieme al professor Cortese nel giardino dietro la scuola abbiamo piantato una piantina molto vicino alla strada, al parcheggio, affinché potessimo sensibilizzare le persone a non parcheggiare direttamente nel prato. E inoltre possiamo trovare altre piantine piantate da altri studenti che vengono sensibilizzati come noi alla sostenibilità. E noi durante quest'anno abbiamo in progetto altre attività,
sia riguardanti la sostenibilità ambientale ma anche quella sociale, che speriamo di poter svolgere. Sara, a proposito dell'indagine che hai appena citato sulle classi che riciclano di più, cosa è emerso nella tua scuola in Rodari? Cosa hai potuto vedere? Sono sensibili i tuoi colleghi alle tematiche ambientali e del riciclo? Diciamo che con l'obiettivo, diciamo, della gara è anche, di questa piccola gara, diciamo, è anche i ragazzi sono più sensibilizzati, diciamo, a riciclare e a fare per bene la raccolta differenziata. Infatti si è potuto vedere come si pone più attenzione, anche noi in primis che facevamo parte della commissione, poni più attenzione a mantenere la classe pulita e a rispettare la raccolta differenziata, a portare magari le borracce perché comprendi diciamo il valore di queste piccole azioni che poi sono importanti appunto per sostenere quello che è il nostro ambiente. Grazie del tuo contributo, Sara, ti salutiamo. Grazie a voi, buonasera. Pugelli, ritorno da lei, è un progetto questo che parte ed è partito, come abbiamo già sentito, in questi giorni, in queste settimane, che si svolge con azioni mirate sul campo, però che ha anche dei moduli che si svolgono in DAD, ormai l'abbiamo sdoganata su tutta la linea. Sì, il Covid ci ha imposto la necessità di rimodulare anche il nostro modo di interagire, di incontrare i ragazzi e di fare attività con loro. Beh, insomma, l'avete visto prima da Sara, no? Questa era la borraccia fatta con loro al Cicognini Rodari, o qui quella dei Gramsci Kenis, quella del Dago Mare, insomma, questi erano i progetti che a noi piacevano di più, che erano quelli fatti in presenza, fatti insieme ai ragazzi, anche perché, insomma, avete capito dall'esperienza di Sara, cioè pensate, dei ragazzi che si autogiudicano rispetto alle loro pratiche in classe di quanto sono ricicloni. Cioè, è un qualcosa di fantastico che dimostra che spesso noi adulti proviamo a raccontare un qualcosa ai ragazzi. Invece i ragazzi vanno ascoltati e vanno osservati e bisogna promuovere, diciamo, la loro capacità di diventare protagonisti di alcune cose e educarsi tra pari, no? Questa è la chiave di volta che abbiamo messo in campo con il progetto delle borracce, ma che vogliamo portare avanti. In questo caso i ragazzi in DAD, quindi attraverso delle teleconferenze, avranno la possibilità appunto di incontrare esperti, approfondire i temi della sostenibilità ambientale, quindi continuare questo percorso di educazione civica, ma ovviamente il nostro obiettivo è quello di tornare il prima possibile in presenza con loro a appunto osservare il quotidiano e a lavorare sulle pratiche di tutti i giorni. Perché, come diceva Sara prima, anche semplicemente buttare una carta nel cestino invece che lasciarla in mezzo al corridoio, che sembra una cosa di per sé banale, insomma, diventa un momento educativo. Io do il mio benvenuto ad un'altra studentessa, Darla Dervisci, una studentessa di quinta A dell'Istituto Dago Mare, perché lo ricordo, Dago Mare, Gramsci Kenis e Cicognini Rodari partecipano a questo progetto di cui è capofila la provincia. Allora, buonasera Darla. Buonasera. Allora, così come a Sara, un'altra studentessa del Liceo di Scienze Umane con cui abbiamo appena parlato, chiedo anche a te qual è il contributo che la tua scuola e la tua classe in particolare darà a questo progetto Libera il Futuro. Ricordo che tu frequenti il corso di Sistemi Informativi Aziendali, quindi immagino che declinerete anche in questa chiave il progetto della provincia. Sì, sì. Allora, la scuola Dago Mare riguarda oggi, quanto riguarda le attività relative alle tematiche ambientali di sviluppo sostenibile, fa parte di vari progetti, di cui abbiamo fatto nel 2018 il progetto Demos, ovvero in via di Reggiana, è stata chiusa al traffico veicolare per attività sportive all'aria aperta, e attualmente riguardo ai temi ambientali è in corso l'attuazione del progetto Radio Eolo, che è un evento nato dalla provincia di Prato e dalla regione Toscana, ed è una serie di incontri con vari esperti su varie tematiche, tra cui la sostenibilità e il consumo consapevole. Infatti
Per limitare al massimo il consumo della plastica, ogni studente è stato dato una borraccia d'acciaio e la scuola ha aderito al progetto Plastic Free Week. Quindi una proliferazione di borracce, come abbiamo sentito dalle due studentesse. Vorrei chiederti ancora, Darla, personalmente, come abbiamo sentito anche, ne parlavamo poco prima col presidente della provincia, questa emergenza sanitaria ha leggermente messo in secondo piano la tematica ambientale della sostenibilità. Tu personalmente, quali sono le pratiche che cerchi di portare avanti nella tua quotidianità, anche scolastica, per tentare invece di mantenerla in primo piano? Allora, secondo me è importante per tutti ovviamente continuare, cioè non mettere in secondo piano ovviamente fare la raccolta indifferenziata o comunque il dover... come abbiamo potuto vedere, quando è stato tutto chiuso il lockdown, l'inquinamento è diminuito un sacco, quindi è una cosa che dobbiamo riguardare, o comunque il fatto di dover viaggiare meno con le macchine e più a piedi, in bici o comunque con i bus. Quindi promuovere una mobilità dolce, come si dice. Esatto, la mobilità, sì. Allora, grazie ancora a Darla Dervisci e io ritornerei per un'ultima domanda. Siamo in chiusura al presidente della provincia, Francesco Pugelli. Quanto dura questo progetto? Durerà, ci accompagnerà fino alla fine dell'anno scolastico e poi però l'impegno sulla sostenibilità e nel sostenere i ragazzi in queste, diciamo, buone pratiche andrà avanti, sperando appunto di lasciarsi il prima possibile alle spalle questo brutto periodo, tornando finalmente anche a fare delle buone pratiche concrete. In questo progetto ci siamo dovuti spingere più sulla parte teorica e sugli incontri fatti in remoto, ma come avevamo fatto a suo tempo con il progetto delle borracce, quindi era un progetto anche toccabile, tangibile, perché con i ragazzi poi bisogna avere anche questo diciamo approccio concreto e pratico, speriamo di poter tornare il prima possibile anche a portare avanti queste buone pratiche, per esempio con l'impegno su dei fontanelli, o perché no, come ha detto Darcia, non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo in sospeso il progetto relativo al riassetto dei due grossi poli scolastici provinciali pratesi, quindi sia di via Galcianese che di via di Reggiana, nei quali stiamo già progettando il riassetto degli spazi interni in un'ottica di sostenibilità, quindi green, ma anche nuovi percorsi proprio di sostegno della mobilità leggera, perché i ragazzi, quando gli diciamo proponiamo una sfida che va nella direzione del loro futuro, del rispetto dell'ambiente, della sostenibilità, ci vengono dietro e anzi molto spesso sono anche più bravi di noi adulti. E allora grazie anche al presidente della provincia di Prato, Francesco Pugelli, per essere stato con noi stasera. Grazie a voi e buona serata. E grazie a voi tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata ovviamente sulla nostra rete.